Buongiorno, siamo al 13° municipio, veniamo a inaugurare un altro dei punti Roma Facile, questa settimana ne inaugureremo poi anche venerdì 1 all'11°. Tra l'altro siamo nella settimana Speed Week, quindi di Speed, siamo molto contenti di avere con un anno di anticipo fatto Speed anche per il Comune di Roma, forniamo già 66 servizi online che aiutano di fatto il cittadino a fare con un po' più di facilità i propri servizi. Si iscrivono i figli a scuola, si possono chiedere e ottenere servizi direttamente online. Ora andiamo a inaugurare il 13° municipio, sono stati molto bravi e molto attivi in questo loro supportarci nell'organizzarlo. Ecco la Presidente. Ciao, buongiorno Giuseppina, grazie mille. Grazie davvero. Ti accompagno. Vai, faccio il bravo. Buongiorno Assessore. Marzano, buongiorno. Ti accompagno a vedere questo nostro nuovo punto Roma Facile. Sono molto felice. Guarda, grazie a te, perché è veramente prezioso il lavoro che avete fatto. Noi abbiamo un obiettivo molto importante in questo municipio, che è quello di inaugurare, oltre questo, altri due la particolarità di questo nuovo Roma Facile è che abbiamo, credo che forse siamo al primo municipio, abbiamo predisposto una postazione solo per gli ipovedenti. Quindi oltre a favorire i principi come l'inclusività, certo, soprattutto delle persone che non sono digitalizzati, certo, ecco, in questa epoca, certo, digitale, certo, avere a che fare anche con tutte le procedure amministrative senza conoscere le tecnologie, certo. E quindi abbiamo fatto in modo che questa postazione dia un aiuto, un ausilio anche alle persone che... ipovedenti o non vedenti, fantastico. Esatto. Tra l'altro, come dice la nostra sindaca, nessuno è escluso. E quindi è giusto. Volevo escludere anche loro. Ti accompagno? Sì, grazie. Così. Sì. Sì, noi lavoriamo, ci sono due persone che hanno lavorato Maria Cristina Mesani, la dottoressa Verdiari, ecco il nostro clinico. Fantastico. Che meraviglia. Roma Facile. La dottoressa Vergari ha lavorato moltissimo per favorire questa inaugurazione. Adesso lei un po' ci introdurrà in questo punto Roma Facile. Grazie mille. Allora, noi diciamo innanzitutto volevo ringraziare tutti, i colleghi dell'assessorato e il mio direttore che mi ha permesso di gestire questa attività. E anche i miei colleghi che qui vi presento e che stanno facendo un ottimo lavoro. Diciamo che noi come mission abbiamo quella dell'inclusività digitale e in senso anche molto di lavorare in rete. Tant'è che ci stiamo agganciando ad altre strutture territoriali. Sotto l'aspetto poi sociologico, seguiamo molto l'aspetto sociologico in quanto cerchiamo ovviamente di includere i disabili e gli ipovedenti. A questo fine abbiamo fatto installare un download particolare che consente agli ipovedenti e agli ipoudenti di poter accedere. La collega peraltro ha queste difficoltà oggettive e nella nostra forma di inclusività stiamo lavorando anche molto sulle lingue. Stiamo lavorando grazie sempre alla signora che appunto parla tre lingue, quindi sta facendo dei lavori. L'ho provato. Che meraviglia. Questa è, penso che... Siete i primi e gli unici che hanno fatto una cosa così fantastica da questo punto di vista, perché gli altri hanno fatto punti Roma Facile, bellissimi ovviamente, ma questo passo in più è un passo molto importantissimo. Di più, noi stiamo anche lavorando, come dicevo prima, per inaugurarne altri due entro l'anno e pensiamo anche di fare una liaison con altri municipi, quindi in collaborazione con altri municipi. Per inaugurarne altri insieme ad altri municipi e protocolli di intesa. Noi abbiamo una scuola, per esempio, per
sordi, protocolli d'intesa che possono aiutare sempre di più questo principio di nessuno indietro, nessuno resta indietro. Quindi, questo è il nostro fondo. È il dovere della politica, no? Non se ne può escludere nessuno, non è pensabile. Non si può e non si deve, soprattutto. Quindi bene, ottimo. Grazie. Le persone che lavorano con me, perché in questo gruppo ha fatto molto, e la signora che è venuta da pochi mesi, la signora Mauro, da noi, sono molto contenta che siamo proprio riusciti a prendere tutto il lato migliore del suo essere, perché è veramente una persona che ci ha portato molto ed è giusto riconoscere il valore. Grazie. In realtà, se si può, vorrei dire che è importante anche proprio l'esempio, perché spesso la gente si scoraggia, anche con gli anziani, diventano ipovedenti, pensano per esempio che il computer non si può usare più. C'è molto poca informazione su NVDA e sulle tecnologie assistive, esatto, che di fatto sono molto semplici in realtà, come potranno vedere qui in questo punto. Sicuramente sì, noi tra l'altro stiamo, come forse sapete, ristrutturando il portale, che è un po' antico, c'era una gara aperta dell'amministrazione precedente, e sarà completamente accessibile a tutte le disabilità, evidentemente. Quindi, anzi, forse lei ci potrà aiutare per fare una previsione prima, no? Di un pre-controllo per verificare che sia davvero, perché ci sono le regole che vanno rispettate, certo, e l'azienda le rispetterà, però la prova sul campo la potete fare voi probabilmente meglio di quanto non lo facciano le regole normali, quindi vi chiederemo aiuto di sicuro. D'accordo, grazie, siamo disponibili. È perfetto. Ci spostiamo su per la conferenza.